Cassi, tecnico dell'Alba Calcio. Anche quest'oggi il risultato sorride ai tuoi colori, è arrivato un pareggio dopo la vittoria all'esordio. Sicuramente dopo questi primi 180 minuti, se vogliamo possiamo anche aggiungere i 90 minuti di Coppa, questa formazione, questa squadra ha dimostrato di saper stringere i denti nei momenti di difficoltà per poi riemergere quando conta nel finale. Sì, è una squadra che se non avesse quello in queste tre partite avremmo raccolto poco e nulla via, quindi è una caratteristica che dobbiamo avere tutte le domeniche, tutte le partite, e quindi anche se non è facile tutte le settimane avere questa intensità, questa determinazione, anche perché siamo una squadra molto giovane, anche se giochiamo solo con 4 under, però tutto il resto dei ragazzi sono giovani, quindi sono del 2000, 99, 2002, 2001. Quindi sì, sono contento, non ti nascondo che sono anche un po' sorpreso, nel senso che siamo oltre le aspettative di quello che mi aspettavo, perché la squadra ha 17 giocatori nuovi su 20, quindi così, e i 3-4 e 3 che sono rimasti, Bergonzi, Cena, Ndiaye, diciamo così, dei tre, solo uno ha fatto qualche volta la categoria, qualche presenza, che è Cena, gli altri due sono proprio all'esordio totale, quindi siamo oltre le previsioni, perciò gli faccio i complimenti perché stanno facendo veramente bene. Su cosa vuole lavorare mister per migliorare ulteriormente le priorità per questa squadra rispetto a quello che ha visto, magari di non perfetto, ma è normale? Ma no, ci sono tantissime cose su cui dobbiamo lavorare, tipo la gestione quando vai in vantaggio, a volte ci viene quella frenesia che in difesa, anche quando siamo da soli, la buttiamo avanti così a 30-40 metri, invece abbiamo qualità per, diciamo, fermare palla e uscire giocando, quindi quello un po', ma è normale, cioè, come ti ho detto prima, i giocatori giovani da quel punto di vista lì così sentono un po' di più la partita, hanno paura magari di sbagliare, quindi a volte sbagliano invece che magari stopparla, metterla lunga, quindi c'è tanto da lavorare, ma c'è grande disponibilità, c'è grande voglia, ovviamente questi risultati aiutano a lavorare in settimana tranquilli, aiutano così a credere nei propri mezzi, il livello sicuramente di autostima è importante, quindi devono credere nei propri mezzi tecnici che hanno, poi dal punto di vista dell'esperienza purtroppo qualcosa devi concedere, perché loro, Chisola è una gran squadra, il risultato di domenica scorsa che hanno perso con la Sanremese è un risultato bugiardo, gliel'ho detto tutta la settimana, avevo visto la partita, e quindi in queste categorie gli episodi determinano, e loro domenica scorsa sono stati sfortunati, il primo gol è una deviazione, quindi un autogol, e l'1-1, cioè avevano avuto la palla dell'1-1, un palo interno hanno preso, e quindi poi hanno preso il secondo gol alla fine. Quindi una squadra di esperienza, di qualità, forte, quindi un risultato importante, buono. Chiedo ancora un commento sulla prestazione di Albisetti. Albisetti è 6 mesi che non gioca, quindi è un 2003, è all'inizio, è con noi da 10 giorni, è un ragazzo che sicuramente può far bene, perché non vai al Torino a fare l'Under 18 e poi al Casale in D e poi alla Vibonese in Serie D fai 22 presenze se non hai qualcosa, cioè, quindi, e lui è un altro ragazzo che bisogna lavorare, giocare davanti con del 2003 è difficile, 2003-2000, quindi così, perciò, però ha grande volontà, c'ha struttura, c'ha fisico, anche delle qualità tecniche, oggi probabilmente con l'assenza di Barracane che ci ha un po' rotto la catena dei giovani, così per infortunio abbiamo optato per quella scelta, per avere Foschi, diciamo così, un po' più di esperienza, anche se è un 2002, quindi da quel punto di vista ci sono delle dinamiche che con i giovani, tutto, come del portiere, che sanno che ci può essere la partita che gioca uno e l'altra domenica dopo gioca l'altro. La fortuna è che bisogna sempre farsi trovare pronti e niente, quindi questo è lo spirito che ci deve essere, che dobbiamo avere. Grazie mister. Grazie.